Venite, dottor. Di qua. Grazie. Vi stanno aspettando. Dottore, finalmente. La pupilla è normale e anche il polso. Da quanto tempo è in stato di incoscienza? Non ho idea, sono arrivata da pochi minuti. Lo portiamo subito all'ospedale della Contea. No. Ma dopo uno svenimento così prolungato è meglio fare un controllo. È stato solo un brutto ruzzolone. Niente di più. Se il dottore dice che è meglio fare un controllo... Non insistere. Come vuole, signora De Winter. Ma se mai avesse dei giramenti di testa, si faccia subito accompagnare in ospedale. Va bene, dottore, grazie. Arrivederci, dottore, grazie. Di la verità. Sei incinta? Non credo, no. E allora perché sei cascata dalle scale come una piracotta? Sono scivolata. Andy, ma che è accaduto? Benvenuto, signora. Che succede? Sono scivolata dalle scale, niente di grave. Ma stai bene? Sì, Maxim. Sicura? Sì, adesso sto bene. Andiamo, quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Ma dammi retta, vai a farti fare un controllo. Sei rimasta priva di conoscenza per un bel po'. E tu, Max, dove ti eri cacciato? Non sapevamo dove trovarti. Grazie, arrivederci. Ero a Londra, da Louise Redford, un vecchio compagno di college, che ha una casa editrice. Gli ho chiesto di pubblicare le tue favole. Eri a Londra per me. È già da un po' che ci pensavo. Ma non vuoi sapere cosa mi ha detto? Ma sì, certo. Aspetta tutto il materiale entro 15 giorni. E se gli piacerà, è cosa fatta. Mi sono torturata per tutto il giorno. Perché pensavo che eri andato a Londra per stare lontano da me. Dobbiamo avere fiducia l'uno nell'altro e dirci sempre la verità. Vi ho portato il menù del giorno, signora. Da quelli della signora De Winter. Sono io, la signora De Winter. Per oggi niente carne. Fate fare delle sogliole. Con patate al vapore e uno sformato di verdure. Di solito il giovedì si serve il roast beef. Meglio al sabato. E dite alla cuoca di non cucinare troppo la carne, la preferisco al sangue. Senza nessuna salsa. Come volete, signora. De Winter. Vi ricordo che mi chiamo De Winter. Da quando sono giunta a Manderley non vi ho mai sentita pronunciare il mio cognome da sposata. È ora di cominciare.
dimostratemi la vostra lealtà. E vi giuro che cercherò di dimenticare tutto quello che è accaduto sino ad oggi. Per il bene di Manderly. E la tranquillità di mio marito. Quando mi conosci, ti ho mai chiesto qualcosa, qualcosa di veramente importante? No. Perché non andiamo a un ballo? Una di quelle feste in costume che Manderly dava ogni anno. Un ballo? Me l'hai detto tu, che la gente dei dintorni non ha niente da fare se non osservare quello che accade a Manderly. Facciamoli contenti. Diamogli la festa che si aspettano. Così potrò conoscere tutti i notabili della contea una volta sola. Davvero ci tieni tanto? Sì, Maxi. Come vuoi. Sarà una festa bellissima. Saresti arrivata. Sono stata in tipografia a ritirare i biglietti d'invito per il ballo. Di' la verità, tu vuoi festeggiare la pubblicazione del tuo libro, non è così? Allora Maxime te l'ha detto. Il libro uscirà con il titolo Principessa delle Peonie. Certo che glielo ho detto, mia cara. Sono molto orgogliosa di te. Beatrice? Buongiorno, Max. E guarda se ti vanno bene. Bene, mamma. Il signore e la signora De Winter hanno il piacere di invitare la signoria vostra al ballo in costume che si terrà a Manderly. Perfetto. Ora non vi resta che scrivere le buste, affrancarle, spedirle, ordinare i vini e i liquori, istruire le cuoche, ingaggiare l'orchestra e svuotare tutto il salone per gli ospiti che vorranno ballare. Tu hai già pensato al tuo costume? L'unico privilegio che mi riservo come padrone di casa è quello di non mascherarmi. Tu piuttosto hai già scelto il tuo costume? Sarà un segreto. Voglio farti una sorpresa. Andrew, posso avere del tè anch'io? Mi scusi se la disturbo, signora De Winter. Ogni sera io controllo i cestini della carta per assicurarmi che non venga gettato niente di importante. Forse questi schizzi possono esservi utili.
Grazie, signora Danvers. Potete strapparli. Cercavo spunti per il mio costume. Beh, se non vi viene in mente un'idea originale, perché non ispirarsi ai quadri appesi nella galleria? Molti sono antenati dei De Winter. Potreste trovare qualcosa di bello. Sono tutti uomini. Cercavo un costume femminile. Non avete notato il quadro appeso vicino all'ultima finestra? Va bene. Prego. Ecco, vedete? Questa è Carolina De Winter. Un quadro che al signor De Winter è sempre piaciuto molto. Grazie, signora Danvers, per questo suggerimento. Ma vorrei che restasse un segreto. State tranquilla, signora De Winter. Non lo saprà nessuno. La gonna deve essere più larga. E vorrei mettere sul bustino dei fiocchi blu. Di un blu brillante. Fidatevi di me, signora De Winter, e vedrete che saprò farvi contenta. Comunque il disegno è molto preciso. Basta che lo rispettiate. Al vostro posto avrei dato un'occhiata all'album dei costumi già pronti. Sono così belli. E in più non dovevate dir grazie alla Danvers. Sono contenta che la signora Danvers abbia smesso di farmi la guerra. Se non fosse stato per lei non sarei mai riuscita ad organizzare una festa così in grande. Mi ha fatto ordinare 2000 rose. Ha fatto il suo lavoro. Niente di più. Però mi ha aiutato a scegliere il costume. L'idea di vestire come Caroline De Winter è bellissima. Mi raccomando, Alice, deve restare un segreto. Non dirlo neanche a Robert. State tranquilla, signora. Non farò un fiato. Faccio io. È grande, non ce la fai. La signora mi ha detto che nessuno si deve occupare del suo costume. Hai guardato dentro? Ma che dici? Volevo solo aiutarti. Sì, scusa, grazie. Poco da ridere, Max. Il turbante è troppo stretto, le scarpe troppo larghe. E tua moglie l'ha poi scelto il costume? Non ne ho la più pallida idea. Senti, sta dita a farci questa sorpresa. Andiamo a bere una cosa. Ecco, ecco. Il signor De Winter cadrà ai vostri piedi. Siete bellissima. Questa sera deve essere festa anche per te. Prenditi la serata libera. Siete sicura? Sì, anche se il corpetto è pieno di ganci posso spogliarvi benissimo da sola. Chiunque sia, non può entrare nessuno. Mi scusi, signora, ma il signor De Winter raccomanda di scendere subito. Gli ospiti sono già entrati nel salone. Ditegli che arrivo subito. Va bene, signora. Aiutami ad affrontare il cappello, da subito. Oh, oh, oh. Magnifica festa, come sempre, del resto. Buonasera, colonnello Giulio. Signora. Sono curioso di vedere cosa indosserà vostra moglie. Siamo curiosi tutti. Comunque tra poco scende. Ah. Buon divertimento. Grazie.
Buonasera, signor De Winter. Rebecca. Che cosa ho fatto? Che succede? Mi dite che ho fatto! Che orribile coincidenza. Del resto, come potevi sapere? Cosa dovevo sapere? Il tuo costume è identico a quello che Rebecca ha messo al suo ultimo ballo. Non è possibile. Hai copiato il quadro di Caroline De Winter. Proprio come aveva fatto lei. Sai dove è Maxime? No, francamente non lo so. Io ero a salutare gli ospiti. Qualcuno della famiglia doveva pur farlo. Bisogna che gli spieghi. Se fossi in te, aspetterei domani mattina, quando sarete tutti e due più tranquilli. E se vuoi un consiglio, convinci Max a fare un piccolo viaggio. Così sarete lontano dai pettegolezzi. Avete visto mio marito? Poco fa era in biblioteca, signora. Avete ancora bisogno di me? No, Robert, grazie. Potete andare. Buonanotte. Maxime, lo so che sei lì. Ti prego, fammi entrare. Maxime, voglio parlarti, voglio spiegarti. Ti prego, apri la porta. Maxime. Thank you.
Vi ho vista prima, anche con lo stesso costume. Voi non siete niente in confronto a Rebecca. Niente. Rebecca è morta. Rebecca è morta. È morta! No, non per lui. Non per Max De Winter. Lui ha sempre lei in mente, lei e nessun'altra. Perché non vi togliete di mezzo? È facile. Basta che vi sporgiate un po' di più. In un attimo tutto è finito. Niente più patemi, niente più angosce, niente più dolore. Solo la grande pace del nulla. Cosa sarà successo? Che succede? Chiama tutti quelli che vuoi, non c'è tempo da perdere. Che cosa sta succedendo? All'arco c'è una nave in difficoltà, stanno lanciando dei razzi, ma il mare è grosso e la nebbia è molto fitta. Serviranno delle coperte e cibo caldo. Avvisate il personale che sto arrivando. Che notizie abbiamo? Non so niente di preciso, signora, sono ancora tutti giù alla baia. Anche mio marito? Sì, penso di sì. Quando c'è un'emergenza, il signor De Winter è sempre tra i primi a portare soccorso. La nave alla deriva ha agganciato la sua ancora a qualcosa. Hanno mandato giù un palombaro per disincagliarla. E hanno ritrovato il Morning Breeze. Invece di chiacchierare, porta giù questa roba. Prendi anche le coperte che ho fatto mettere in corridoio. Il Morning Breeze? Ma sono sicuri? Morning Breeze... È il nome del panfilo di Rebecca, non è vero? Proprio così, signora. Vorrei andare alla baia. Scusate se mi permetto, signora. Conosco il signor De Winter fin da quando era bambino e pensa proprio che in questa circostanza abbia bisogno di voi. Signora, non l'ho visto. Il signor De Winter è andato via prima che tornasse a riva il palombaro, signora. Il panfilo è quello di Rebecca, non è vero? Pare proprio di sì. Andate pure, Barbetta. Continuo a cercarlo io. La signora è tornata con la sua barca. Adesso tutti sapranno la verità. Anche il signore che sta nella capanna, anche lui deve sapere. Mi chiedevo quando saresti arrivata. Qualunque cosa accada, io ti amo. Non ho mai voluto ferirti o metterti in imbarazzo. Riguardo il costume... Al diavolo quel maledetto costume. Al diavolo. Tu davvero mi ami così tanto? Non lo puoi neanche immaginare. Questo posto è maledetto.
vaia, è maledetta! Mi dispiace disturbarla, signor De Winter, ma nel Morning Breeze è stato trovato un cadavere. Che vuol dire un cadavere? Vuol dire un cadavere? Maxime. Che vuol dire un cadavere? Appena ho saputo sono accorso immediatamente e ho dato subito l'ordine per la rimozione del corpo. Si sa a chi apparteneva. È stato in acqua più di un anno. Ma da quel che resta dei vestiti sembra che il cadavere sia quello di vostra moglie. Volevo dire della vostra prima moglie. Mi spiace, ma dovrete venire con me all'obitorio per il riconoscimento. Datemi 5 minuti e sarò pronto per raggiungervi. Bene. Aspetto fuori. Maxime. Voglio venire con te. Meglio di no. Preferisco andare da solo. Tu non sei da solo. Ho fatto in modo che tutto avvenga nel più breve tempo possibile. Coraggio. Non ha più niente addosso. Ha solo le ossa. Come posso? Al dito aveva questa. L'abbiamo fatta pulire. C'è il vostro nome. E la data del vostro matrimonio. Il cadavere è senz'altro quello da dire Becca. Questo vuol dire che il corpo ritrovato al largo un anno fa e che voi avete riconosciuto non era quello di vostra moglie. Deve essere come dite voi. Thank you.
dona finalmente riposo alle spoglie mortali della tua figlia Rebecca. O Padre misericordioso, che grazie alla tua onnipotenza ci hai dato la vita e il tuo amore. Come mai non ce la Danvers? Per mezzo del tuo amatissimo figlio. Il ritrovamento del corpo l'ha molto turbata. Ha scelto i fiori per la cerimonia e poi si è chiusa in camera sua. Che effetto fa assistere ai funerali della prima moglie in compagnia della seconda? Che tipo di uso quel Favel? Come lo conosci? È venuto a Manderley il giorno in cui tu eri a Londra. E perché non mi hai detto niente? Non volevo turbarti. Ormai è tutto finito. Scusatemi, Max. Il ritrovamento del Panfilo comporta necessariamente l'apertura di un'inchiesta. È una semplice formalità, ma disgraziatamente inevitabile. Dovevo immaginarmelo. Oggi non sono arrivati i giornali. Non li hanno consegnati. Sei stata tu, vero? Tanto non c'è scritto nulla. Solo che ci sarà un'inchiesta. Solo l'idea mi fa impazzire. Maxim. Io mi rendo conto di quanto sia doloroso per te questo momento. No, tu non puoi capire. Nessuno può capire cosa significa per me aver ritrovato il suo corpo. Nessuno. Signor De Winter, a 2 mesi dalla scomparsa in mare di vostra moglie, voi avete riconosciuto un corpo che non era il suo. Com'è possibile che vi siate sbagliato? Era rimasto in acqua da molto tempo. Ma sul cadavere di quella sconosciuta non c'era nulla che appartenesse a vostra moglie. Ero troppo sconvolto, vostro onore. Non avete neppure notato che non portava la fede? È difficile rimanere lucidi in circostanze del genere. Avevate comprato voi il Morning Breeze?
Fu la signora in persona a ordinarmi questa barca. Voleva uno scafo piccolo e maneggevole per uscirci da sola. Secondo voi qual è stata la causa del naufragio? Dai bollettini meteorologici di quella notte sembra che il mare fosse piuttosto calmo. Il fatto è che questo scafo, solido e snello, forse è stato fatto affondare di proposito. Vedete questi squarci? Nessuno può dirci se sono stati provocati dagli scogli oppure se le assi sono state spezzate con un'ascia da qualcuno che era a bordo. Avete idea quali motivi possano aver spinto vostra moglie a togliersi la vita? Com'erano i vostri rapporti? Tutti sanno che il nostro matrimonio era perfetto. Colonnello. Buongiorno, Max. È venuto anche il giudice. Buongiorno. Buongiorno. Prego, signori. Da dove vogliamo cominciare? Il giudice intende cercare fra le cose della scomparsa per vedere se riesce a individuare qualcosa che l'abbia indotta a suicidarsi. Mi dispiace, ma dovremmo rovistare nella sua vita. E me ne scuso fin d'ora. Mi rendo conto. Allora la cosa migliore è che vi lasci campo libero. Andrew, vado negli uffici della tenuta. Dite alla signora che non torno per pranzo. Bene, signore. Signori, con permesso. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Penso io ad accompagnare i signori. Come volete, signora Danvers. Da questa parte. Tutto è rimasto intatto dall'ultima notte. Tutto. Me ne occupo io. Personalmente. Sono entrata al servizio di Rebecca, che lei aveva soltanto 13 anni. E continuerò ad occuparmi di lei. Per sempre. Voi che la conoscevate così bene,
Pensate avesse un motivo per uccidersi? So che temeva la vecchiaia, ma Rebecca era ancora così giovane e bella. Tutti cedevano al suo straordinario fascino. Bene, visto che siamo qui, diamo un'occhiata. Il giudice ha finito di esaminare il piano di sopra. Ora sono in biblioteca, ma stanno per arrivare. Perdoni, signora, ma il sopralluogo prevede anche quest'ultima stanza. Non è rimasto più nulla di Rebecca qui. Ha bruciato lei stessa tutti i taccuini della povera signora De Winter. Avrei voluto conservare io quei ricordi, ma mi è stato negato. Un'ispezione inutile e imbarazzante. Se non emergono nuovi elementi, possiamo chiudere il caso. Il signor De Winter non verrà a colazione. Desiderate che vi faccia preparare in sala da pranzo o preferite vi faccia portare qualcosa qui? Semmai prenderò qualcosa più tardi. Non ho finito, signora Danvers. Sappiate che in questi giorni difficili non intendo appesantire mio marito con ulteriori problemi. Ma appena l'inchiesta sarà terminata, voi lascerete Manderly. Forse il signor De Winter non sarà d'accordo. Il signor De Winter ha affidato a me la direzione della casa. Ed io ho deciso così. Piacere vederla qua. Come potevo mancare, cara Danny? Sappiamo quanto abbiamo voluto bene a Rebecca. Silenzio, entra alla corte. Ascoltati i testi ed esaminato lo scafo del Morning Breeze, siamo giunti alla conclusione che la signora Rebecca De Winter abbia perso la vita in mare per cause che restano sconosciute. L'inchiesta è dunque chiusa per mancanza di ulteriori indizi. Due ore per firmare qualche carta. Non ne potevo più. Chiamerò tua sorella per avvisarla della fine dell'inchiesta. E dirò al centralino di passare all'amministrazione della tenuta tutte le telefonate che arriveranno, da giornalisti, curiosi o conoscenti. Hai bisogno di pace adesso. Pace? Quale pace?
Buongiorno, signor De Winter. Mi scusi, Jack Favell vi sta aspettando in biblioteca. Favell è qui. Ebbene sì, Max. Ho bisogno di parlarti. E a che proposito? La morte di Rebecca. In fondo sono il suo primo cugino. E tu sai quanto le ho voluto bene. Lasciami. Lasciami solo. Si è sempre bevuto bene qui a Manderley. Dimmi quello che vuoi e vattene. Un De Winter che tratta così un ospite. Non è da te, Max. E pensare che sono venuto qui per aiutarti. Ero alla chiusura dell'inchiesta questa mattina. E allora? Gli inquirenti sostengono di non avere indizi. Disgrazia o suicidio? Chissà. Quei poveretti brancolano nel buio, ma se qualcuno fornisse loro dei nuovi elementi, l'inchiesta verrebbe riaperta. E finalmente la verità verrebbe a galla. Questa è una tua idea. Più che un'idea, è una convinzione sostenuta da una prova. Io possiedo un biglietto scritto da Rebecca in cui mi invita alla capanna, la notte in cui è morta. Vuoi dirmi che la sera della sua scomparsa tu sei stato laggiù? No. Disgraziatamente l'ho ricevuto solo il mattino seguente. Ma se io portassi quel biglietto al giudice, di sicuro l'inchiesta verrebbe riaperta. Ho buone ragioni per credere che Rebecca mi avesse chiamato per dirmi che era incinta. Di me. Mi obietterai che non ho le prove. Ma resta il fatto che bisognerebbe rispondere ad una sola domanda. Semplice, ma fondamentale. Come mai Rebecca è uscita per mare quando invece aspettava me? E come mai Rebecca, se aveva intenzione di suicidarsi, mi ha dato appuntamento alla capanna? Favell, cosa vuoi? Com'è bella questa campagna, Mi chiedo quanto costerebbe una piccola tenuta in cui vivere comodamente. Come un gentiluomo. Invece di dover vendere auto di lusso, come faccio adesso? Ho capito. Vuoi usare quel biglietto per ricattarmi? Ricatto? Preferisco chiamarla una transazione d'affari. Fuori.
Se entro una settimana non mi richiami, io quel biglietto lo porto al colonnello Julian. E allora ci sarà da divertirsi. Il signor De Winter sta aspettando la sua cena in camera. È pronto? Il padrone che non scende a cena non l'aveva mai fatto, neanche quando è successa la disgrazia. D'altronde, da quando hanno ritrovato il Panfilo, dorme da solo. Niente pettegolezzi nella casa in cui sono maggiordomo. Maxime! Non puoi trattarmi così. Io non ti chiedo di amarmi come ti amo io. Voglio solo che tu mi voglia un po' di bene. Maxime! Aprimi, ti prego! Insieme. Ma perché dici così? Non è vero che non possiamo stare insieme. La cosa migliore che tu possa fare lasciare Manderly. Io non ho la pretesa di sostituire nessuno. L'ho sperato, è vero. Ma poi ho capito che non è possibile. Ma ti voglio bene. E voglio essere tua moglie. Ti prego, vattene. Ma è una follia. Invece di vivere con me, tu vuoi morire con Rebecca! Non pronunciare mai più quel nome! Mai più.
Chris Redford, editore. Prego, Andrew. Il signor De Winter mi ha ordinato di darvi questa. Riferite al signor De Winter che non ha bisogno di nessun libretto di assegni. Mi mantenevo prima, mi manterrò adesso. Scusate se mi permetto. Siete così giovane che... Non preoccupatevi. Grazie, Andrew. Ma me la caverò. L'editore delle mie favole mi ha scritto che ci sono già molte copie prenotate. Non è mai accaduto che una De Winter... Io non sono mai stata una moglie per il signor De Winter. Sono una dama di compagnia. Il signore di Manderley è un vedovo. Un inconsolabile vedovo. Dite ad Alice di raccogliere le ultime cose che sono rimaste sulla scrivania, di riporle in una valigia e di metterle nell'auto. Io l'aspetterò giù. Ho svuotato la scrivania e c'è anche un barattolo di marmellate di more che vi manda Andrew. Mi faccio io. Grazie. Fammi sapere come va con Robert. Tieni. Puoi leggerlo ai tuoi fratelli. Grazie, signora De Winter. È bellissimo. Sono favole. Non è un castello da favole. È un luogo da incubo. Ho chiesto ad Andrew di fare in modo di conservarti il posto. Puoi prendere tutti gli abiti che ho lasciato nell'armadio. Grazie. Scrivimi al mio editore, cioè l'indirizzo nell'ultima pagina del volume. Mi faccio io. No, grazie. Preferisco fare da sola. Come vuole. Allora, buon viaggio. Grazie, Robert. Salve. Quando parte il primo treno per Londra?
tra 25 minuti. Posso avere un biglietto, per favore? Che classe? Seconda. Buongiorno. Biglietto per Londra. Che classe? Seconda. Chissà se è morta per disgrazia o si è uccisa. Uccidersi? E perché se lui l'amava tanto? Sì, forse hai ragione. Non lo so. Comunque per me il modo in cui quel Banfi l'ha affondato è molto strano. Già, però una signora così uccidersi, una signora così fine, elegante, a quale scopo? Arrivo il diretto per Londra al binario 1. Ripeto, è in arrivo il diretto per Londra al binario 1. Servo subito il caffè. La signora è partita? Poco fa. Meglio così. Aveva l'aria distrutta. Proprio come voi. Scusate, se mi permetto, signore. Vi conosco da una vita e... L'ho mandata via per il suo bene. Io credo che voi stiate facendo un errore. Servimi il caffè, Andrew. Immaginava che saresti tornata qui. E dove la trovo una pensione per signorine così economica e con una proprietaria così affettuosa? E sei fortunata. Proprio ieri si è liberata la tua vecchia camera. Eh sì, sono proprio fortunata. Thank you.
Avanti. Ti ho portato gli asciugamani puliti. Grazie. Che meraviglia. E tu, eh? No. Era nel cassetto di una scrivania che ho usato per un po' di tempo. Non so nemmeno perché sia lì. E questa R è l'iniziale di un nome, forse Rosalind oppure Roxana? Rebecca. Bel nome. E il cognome, lo sai? No. Chiunque sia, doveva essere una gran signora, di quelle che fanno una gran vita. Un giorno un ballo, un giorno l'istituto di bellezza. Mi scusi. Dica. E sa dirmi dove è lo studio del dottor Phillips? Quella porta là sulla sinistra. Grazie. Sono contento che tu mi abbia mandato a chiamare. Tra gentiluomini si trova sempre un accordo. Ecco la mia proposta. Non sono disposto a pagare il tuo silenzio. Denunciami. Fai come vuoi. Ma non comparirmi più davanti. Credi che io non abbia il coraggio di infangare il nome dei De Winter? Che mi sia inventato tutto? Vedremo.
Hai visto Rebecca? Ha deciso di uccidersi. È l'unico modo per raggiungerti. Puoi dimenticarti di me, di tua moglie Rebecca. 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 Maxine, ma che stai facendo? Fermati! Lasciami! Ma che vuoi fare? Fermati! Piccola stupida. Non riuscirai a fermarlo. Lui vuole raggiungere Rebecca. Ti prego! No! Oh mio Dio! Stavo quasi per ucciderti. C'è una cosa che devi assolutamente sapere. Non puoi dirmi nulla che possa farmi cambiare idea. Io sono un assassino e devo pagare. Devo pagare. Un assassino? Rebecca non è naufragata. Non si è neppure suicidata. L'ho uccisa io. Amavi tanto. Perché? Amarla. Amarla. Io la odiavo. La odiavo con tutto me stesso. Tu non l'amavi. Tu non l'amavi. No! E tu... Devi raccontarmi tutto. Devi raccontarmi tutto. Quella notte dovevo raggiungerla proprio qui, nella casetta, dove si trovava abitualmente con Jack Favell.
Il suo ennesimo amante. Volevo dirle che ero stanco. Stanco dei suoi tradimenti. Ma lei mi disse che aveva una sorpresa per me. Mio caro Max, presto la tua amata Manderly avrà un erede che giocherà a nascondino nelle sue stanze. Aspetto un figlio da Jack Favell. Lui ancora non lo sa. Ho preferito dirlo prima a te, visto che porterà il nome dei De Winter. Non puoi farmi questo. Te lo impedirò. E come? Dimentichi che per tutti noi siamo una coppia perfetta. A cui manca soltanto la gioia di un bambino. Se davvero non vuoi un erede, allora dovrai uccidermi. Vediamo se ne hai il coraggio. Basterà che tu vada via da Manderly, non chiedo altro. Troppo semplice, caro Max. Vorresti licenziarmi come una servetta che non ha fatto bene il suo lavoro? Non ti riuscirà. Terrai me e tutto quel che ne consegue. Basta, basta! Sei una donna orribile, non ti sopporto più! E invece mi sopporterai, come hai sempre fatto. Perché io sono più forte di te, del signore di Manderly. Se tu fossi un uomo e non un burattino pronto a sopportare tutto pur di salvare il nome dei De Winter, allora mi uccideresti. Qui. Subito. Adesso. Adesso. Sentì il polso e capì che era morta. Allora decisi di pulire il sangue dal pavimento e di liberarmi del suo corpo. Oramai era notte inoltrata e non c'era più nessuno, almeno credo. Decisi di portarla sul Morning Breeze, che era attraccato nella baia. Mentre ero sulla scialuppa cominciai a ripensare agli anni orribili che avevo trascorso con Rebecca. Fu durante il nostro viaggio di nozze a Monte Carlo, sulla scogliera dove tu mi hai visto per la prima volta, che mi rivelò di avermi già tradito. E mentre lo diceva, rideva, rideva. Da quel momento cominciai ad odiarla. Ma non mi resi subito conto di quanto fosse perversa, crudele. Decisi di affondare la barca. Affondava, risalì sulla sceluppa. Da allora vedo in ogni persona di Manderly un testimone, un accusatore.
Chi avrà visto qualcosa? Pavel, che era il suo amante. Oppure la Danvers, che li ha sempre protetti. Quante volte volevo mandarla via, ma avevo paura che avesse intuito tutto. Io che credevo che tu avessi fiducia in lei. Io ho avuto fiducia solo in te. In te. Ma sapevo di non meritarti. No. Non facevo che ripetermi. Lei non lo sa. Ma sta sposando un assassino. No, tu non sei un assassino. Io sono un omicida. Che presto verrà scoperto. Jack Pavel ha un biglietto di Rebecca che può far riaprire il caso. Cerca di ricattarmi, ma non ci riuscirà. Perché mi ucciderò. No, tu non ti ucciderai. Maxime, devi ascoltarmi. Rebecca ha voluto che tu la uccidessi. Tua moglie pensava di essere incinta, ma aveva un cancro e le restava pochissimo da vivere. Così ha deciso di morire per mano tua. E ti ha provocato fino a farti premere il grilletto per trascinarti a fondo con lei. Chi ti ha messo in testa un'idea del genere? Nella giornata di Rebecca, nel suo ultimo giorno di vita, c'era segnato un appuntamento con un dottore, un ginecologo di Londra, il dottor Phillips. Sono andata a trovarlo perché speravo di trovare qualcosa che... Cancro. Stadio avanzatissimo. Per morire. È stato il suo ultimo gesto contro di te. Se mai il colonnello Julian dovesse decidersi per un supplemento di indagini, il dottor Phillips si è dichiarato disponibile a testimoniare che Rebecca era gravemente malata e che voleva morire. Prima di uscire dal suo studio, gli disse che non si sarebbe mai lasciata divorare dal cancro. 2 mesi di vita. No, dottore, finirà tutto molto prima. Così disse. Lo capisci? È tutto finito, Maxime. Rebecca, tu sei l'unica vera signora di Manderly. Il castello non può restare in mano all'uomo che ti ha dimenticata e alla donna che ha osato prendere il tuo posto. Solo la Danvers. E dov'è? Andrew!
Signore! Siete tutti sani? Mi sono accertato personalmente che tutti fossero usciti. Ho avvisato i pompieri. E anche tutti i fittavoli perché vengano a darci una mano. Jasper! Jasper! Eccolo. Robert! Signore! Grazie, Robert. All'appello manca solo la signora Danvers. L'hanno vista laggiù, nell'ala di Ponente. Ma che cosa è successo? Non lo so, signore. Non lo so cosa è successo. Scusatemi. Si è presa bene.